Buonasera, sono al semibuio molto sexy, mi sento molto sexy, credo di esserlo anche. Sono molto vicino al router questa volta, funziona tutto alla grande. Buonasera. Buonasera, buonasera. E primo, va a cagare, va. Dove sono io? Eccomi qui. Guarda te, quello lì che sta. Mi rema contro! Ti sento! Che tocchi! Zitto! Buonasera, buonasera! Come va? Però questo divano è un po' troppo alto. Vengo giù, mi siedo per terra. Aiuto, troppo. Troppo così? Eh? Farà te che già va male. Oggi niente mansarda, no, fa un caldo porco di sopra e poi wifi piglia meno, quindi. Ma hai acceso il condizionatore? Stronzo! Ma Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. balla! Buonasera, gatto. Soldi in mano. No love, bella gatto e ciao cari minore di tre. Ti Ah, sì, mi salutano! ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. Minore di di tre, ma anche minore di grazie due. Ciao, Alessandro, gattone. occhio al filo. Come filo qua? Ma che disastro. C'ho la casa tutta soqquato con due Q, dai. Ma sei seduto per terra, che È tristezza. perché di sopra dopo mi si Non vede dalla. potevi alzare il. No, Ah, perché il sì, mi filo non ci ricordo, arriva. sei quello biondo che c'ha la faccia da Cioè, pirla. volendo, potevo Il attaccare il filo filo lì non era dietro, morto nel 2002. eh. E per ricaricare. Grazie, Davide Bizzarri. Parente? Visto che me lo chiedono sempre. Parente? Ma parente di. Così, facendo con la Ma mano. parente Quanto è bella questa sera. Non devi andare in bagno. Vai in bagno! subito. Questa è casa Parapapam mia. papam. Entra. Mefentacchio! Grazie mille pure a lui. Come va? Come va? Come va questa sera? Aspettate che refresho perché c'è la Apple nel frattempo che mi sta presentando i prodotti che escono pro di sfol. Noi eravamo lì, dai, dai che ci dai l'aggiornamento di iOS e invece no. E adesso c'è uno che sta disegnando i cazzi suoi. Cosa sta facendo? Una fattura, ma che cazzo ne so. Buonasera, buonasera. Sei bello anche se la qualità è quella che è. Perché purtroppo le webcam, la Apple, le ha fatte sempre di merda. Però se adesso ti compri il nuovo iMac Pro da, cos'era, 5.000 euro, c'hai 1080p. Pensa, il futuro. Bastardi loro. Tutti infami. Inoltre, il nuovo Mac nero cazzuto, era figo, però figa, veramente troppo. Non. Una persona normale non se ne fa niente. 5.000 sono spicci. Insomma, beata te, Pete. Ma solo 5.000 euro, va bene, dai. Vado così, poi ce lo portiamo dietro in Finlandia, va bene. Ciao, Arachno! Comprato? Va bene. Comprato allora, lo prenoto. Sto andando con il dito a toccare. È troppo bello per far vergognare la webcam. No, è che c'è poca illuminazione. In realtà c'ha un faro, che però se lo accendo probabilmente prendo fuoco. Però in realtà c'è il faretto per far luce. Vuoi un po' di luce? Dai, vediamo come cambia. No, ma con quello. Quello, sì. Ma moriamo di caldo, figa. Tu, io vado sopra. È Ma dove vai? meglio. Sì. Però qua si, te lo dico, diventa una Non va fornace. bene. Aspetta, accendo l'altra. Ecco. Ma Se no ti do quello che mi sono portato in ufficio per fare il video. quello lì, la striscia? Sì. Meglio? Meglio. No, veramente buio, E te l'ho gatto. Ma ti sei detto. messo nel posto più stronzo, E ti sei dove mi messo. metto? Vengo su? Ma si muore su.
E no, adesso l'ho tenuto acceso tutta la sera. Mi fido. E poi si scalderà perché saremo in due. Già si scalda quando sono da solo. Dai. Vai, prova ad andare. Questa è casa mia. Entra. Ma se vuoi ti do una ecco luce. Tesla, grazie. Almeno ti siedi normale. Che... Mi sento solo qui. Grazie mille. Da solo mi fuori far stare questo qui, questo criminale. Mi abbandoni. No, no, io se vuoi stavo giù, però... Ma no, ma se siamo più comodi andiamo su. E certo che siamo più comodi. Piglia sul cavo. Che salve, signor Gatto, un saluto a lei e al signor Karim. Chi l'è? Mortal Kombat. È bollente. E quello tocca questo. Ma cos'è sta roba? E quello lì è il coso fatto di magia. Va bene. Che c'è? Ma c'è ancora la conferenza aperta, coglioni. Ma la sto seguendo? C'ho i sottotitoli, c'ho... cazzo, adesso vado su piano. Perché sta anche piovendo, quindi si sente tutto. Oh, ti giuro, se non me lo diceva lui che sta piovendo. Ma senti, si sente la finestra. Ah, cazzo, che bello che si sta qua. Te l'ho detto. Questa è la mia. Entra. Sound only. Ma vibrato... Il gatto è sempre il gatto minore di tre. Sì. Vai, vai. Grazie. Perché tu c'hai queste lampe, queste torce... Sono candele. Sì. Le torce. Eccoci qua. Dottor Scotti! Eccoci. Questo fa quasi freddo qui su. Mi sento. Ah! Ah, sì, mi ricordo. Sei quello biondo che c'è la faccia da prima. Kairos, grazie mille pure a lei. Ue, mi è ben sto gatto. Ricordatevi. Salutami il signor Karim Minore. E ormai è andato giù. Niente, non riusciamo a stare nella stessa stanza. Cazzo, ma guarda come piove. Se voleva. Salutarti. Ciao. Se vuoi c'è la lampada da scrivania qua, se vuoi illuminarti ancora. No, ma guarda che... Ma è... Stai tranquillo. Ah, sì, mi ricordo. Sei quello biondo che c'è... Dark Side of the Pig. Ecco. E la vita è la vita, l'è bella. Va bene. Basta avere l'ombrella. L'ombrella ti ripara la testa. Sembra un giorno di festa. Tutto? Buon mese. Va bene. Grazie mille. Di tre. Guarda che stanno facendo i disegnissimi adesso dalla Apple. Si è sistemato l'occhiale con l'Apple Pencil. Addirittura. Come l'hai detto da... Addirittura. Addirittura. Ah, merda! È la batteria scarica della telecamera, cazzo, mi sono dimenticato di spegnerla. La prima volta che ho sentito questo suono è stato... Volevo scappare di casa, ero da solo. Volevo scappare, ho detto non so cos'è, mi sta rapendo. Mi sembri sciupato. No, no, ma sto bene, sto bene. Ah. Chi è quello di fianco al gatto? I miei vicini stanno facendo una festa per i figli e do medito ai grandi omicidi. Ma sì, ma giusto, ma stai tranquilla, comprati un Mac Pro. Hai Mac Pro. Abbiamo mangiato il sushi stasera. E deve arrivare anche il dolce. È così che si genera il panico a Torino. Ma ci vuole niente, due suoni incredibili. Leggi i commenti. Sto leggendo i commenti, sono tutti del cazzo. E vabbè, dai, poverini. Di già... Ah, sì, chi mi è? Ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pelle. Mr. Blix. E siamo a sei, un saluto e un brindisi. Grazie mille, io vorrei il bot che, anziché leggermi la frase, mi legga il nome del sub. Sarebbe molto comodo. No? Guarda qui, lo studio lo hai preso con il gatto e con Moro, quindi non dire che lo hai preso perché lo avete preso. Questa, la gente è voi siete completamente coglioni. Voi siete completamente da buttare. Siete una generazione di merda da buttare. Ma fatevi fuori e riciclate. Anni, magari 40 anni che... Ma vaffanculo questo qua. Con Moro. Ma dove cazzo è cicciato fuori? Perché devono infilare Moro? Perché dove cazzo l'hanno sentito? Ma magari ce l'hanno nel culo Moro. Ma dove l'hanno sentito? Povero Moro. Sottoscrivo, dice Gabriel. Tra l'altro, ho ricevuto un commento cattivissimo stamattina, che poi ho cancellato, in cui mi dicevano che con la mia presenza nella sua live lui insultava di più la chat. Cioè, gli facevo venire voglia di insultare la chat. Va bene, non lo so. Io non ho fatto niente, ha insultato lui la mia. Che dolore, però, dice Moro. Ah,
sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. Ecco, vedi, subito, appena detto... Solo esprit ti darà forza e grinta volontà. Cosa? Solo esprit. Sì. Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. Grazie Patarico e gatto Maudin. Gatto culo, carino e culo. Va bene. Ma ha detto gatto culo anche. Non va bene questa cosa. Questa è casa mia. Non va bene. Entra. Chi l'è? Ciao gatto. Finalmente Winger. Ti vedo in live. Un come? Saluto a Karina. Un te lo saluto, Karim. Ciao Marco, ti sei divertito questa sera? Fammi un occhiolino se la risposta è sì. Ma in realtà Moro è entrato in chat solamente perché si parla del suo ufficio nuovo. Buonasera, buonasera. Adesso serve la live con YouTube a casa di gatto. E volendo. Ah, sì, mi ricordo. Hai sinner. Che c'è la faccia da pirla. Ma che bello. Già sono passati 6 mesi. Cazzo. È bello seguirla dopo il lavoro. Buon Argenzio. Aspetta, l'Apple sta presentando una cosa bellissima. Cos'è? Un vaso. È lo scorpio. Hanno sbagliato. Cos'è? Cos'è? Un vaso. È quello per la casa, è Siri per la casa. Comprato. E come che arriva dentro? Cazzo è? Cheers and applause. Sotto titolo. Eh sì. Non dice. È assolutamente... HomePod. Si chiama HomePod. Ma scusa, Siri per la casa non c'è già, come si chiama? Ma era Apple TV quella. No, 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 non c'è quella scatoletta con cui si parla e tu gli puoi chiedere le cose. Ma quella lì è quella di Amazon. Ah, e adesso hanno fatto quella della Apple. E si chiama quella di Amazon, non mi ricordo. Rock the House. Rock the... Spaccami la casa. 7 pollici, non so, vabbè. Beh, è piccolino. E dentro c'ha della tecnologia che è dell'incredibile. Io non lo so cos'è questa cosa qua. Scusateci, siamo interessati della Apple. Ah, sì, mi ricordo. Sei quello biondo. State che diventando tutti impiegati, tutti in ufficio. Xenomid, grazie mille. Il primo vaso intelligente va al vaso, annaffiati e si spruzza. Ah, un grande woofer. Sì, ma io voglio sapere il prezzo di questa roba qui. Sarà 8.000 euro. Streamate Player non Battleground, sono felicissimo, ma non è assolutamente vero. Cioè, ti pare? Sto facendo gaming talk show e c'è scritto, santi Dio. No, tra l'altro adesso c'è talk show. Non sì, 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 è vero, è talk show, infatti. E poi l'ho inventato io, Player Unknown Battleground. Io! L'antico vaso andava portato in salvo, va bene. 2,99 sicuro, vedremo. 2,99? No, lo dicono in chat, ma non sarà. Spatial awareness, madonna. Non era una domanda lecita, a parte che era un'affermazione, ma non cosa era una domanda... Detto? Streamate Player Unknown Battleground, che bello. Eh no, mi spiace. Non so cosa sta guardando. Stai guardando la live di stamattina? Vabbè, ho capito, sei un imbecille. Thank you. Thank you. Che preso da? Boh, questo non lo so. Wind Waker. È il mercante. Ma il mercante non l'avevo mai trovato quello del dentro ma la thank you. Vabbè. Hateful Edo. In arrivo l'ordine. Buonasera a tutti. Grazie mille. È possibile. Ma perché tu c'hai quelle notifiche? Le voglio anch'io. Ma era sballata. Quanto dura? Faradin, da quant'è ma che non partiva? Te cosa hai detto? Ma te pare che te sbora, va bene. Era sbagliatissimo. 4-5 mesi? No, anche di più che non partiva la sciampista.
Un bel po'. Quanto è la shampista? 22. È preciso? Sì. Perché? Perché è quello che pago per tagliarmi i capelli e sciacquarli tutti. Ma è tantissimo 22? E mi fanno anche la barba. La barba ti fa? Tutto. Che tristezza. Me la regola, me la sistema. Me la... E tu quanto paghi? Ma tu vai da una parrucchiera, non va bene. Sì. Non è un barbiere, quello no, professionale barbiere. Proprio per l'uomo. E i barbieri ho paura perché mi sa che non sanno toccarmi i capelli come si deve. Cazzo, credo sia il loro lavoro, eh. È vero, però ho paura che c'è questo. A parte che non ti chiami barbiere se tagli i capelli, a parte quello. Ma farà tutto, eh. E chiamo, faccio tutto. Io pago 25 a modo. Spero bastino per il vaso da notte targato Apple minore di 3. Ferra, giusto, grazie mille che avevo smesso di guardare la Apple. Applaudono tutti. Cheers ed applauso. È letteralmente un'esperienza che ricambia il salotto, ho detto. Cos'è? Un'esperienza che ti guarda, ne puoi mettere due e fanno... No, sono 18 quelli. Musicologist. Ma se costa su 100 euro, magari un paio... No? Ma va! 100 euro, ne compro 8. E appunto, per quello ti dico... Cioè, lì dice te ne metti due. E se costa 400 euro, come me ne metto due, dai? Li metti, però devi avere... Io sono pure su due piani, come faccio? E ne metti 4. Che sono della musica. E metti 4. 40 milioni di canzoni, 2 milioni di artisti. Sì, ma fammi vedere le cose benino. 100 euro, che povero. 300-400 euro possibile. Adesso vediamo, dai che lo preordiniamo. Ha 6 microfoni! E che te ne servono due? Che te ne servono due a fianco? Che 12 microfoni! Cazzo! Perché non hai nessuno che ti ascolta. E ti... C'è anche la luce sopra. Dio mio! Che bella la mia vita! Ti fanno i complimenti per il video. Magari non era il posto giusto, però ti fanno i complimenti per il video. Grazie! Sei stato bravo! E lo Switch non ha il microfono, lo sapevi? Lo Switch non ha il microfono, lo so. E in Zelda non c'è l'animazione per mangiare. Poi ho visto... Così visto? Escape Sierra Leone? Sì. Che c'ha tutte le animazioni strane, più o meno. Escape Sierra Leone, tu guardi verso il basso e vedi il mento, però il fucile lo teneva con la mano dentro. E lui era bassissimo ma gigante rispetto all'altro. Mi è dispiaciuto non scoprire. Di 3 viva la mona e chi la da cona. Va bene, grazie Con. Va bene. E grazie Tommy. La faccia da perla. Quando hai annunciato che avresti preso un ufficio con Karim, non pensavo che questo significasse che le avresti occupato abusivamente l'appartamento. Manco io! Fanculo! È bello che io ho detto, voglio rimanere poco, non voglio disturbare. Ma sì, ma stai tutta la settimana! Ha fatto il terrone! L'ha fatto! Home Assistant, dai! Sta facendo il recap, adesso mi spara il prezzo. Gratis. Ai primi 20 a telefonare, un Apple Pod gratuito. Però bianco è abbastanza orribile. No, infatti devo tornare subito io. Le live sono il primo posto. My heart's around you, I must call you, call you, a little halo. Canzoni di quando andavo al liceo. No, cos'è questa cosa qui? Non volevo aprire questa cosa. È sempre con quello lì, da visto dall'alto. Sì. No, ma lo stavo visitando tanto, vuol dire cioè, che roba qui c'è uno questa. Schermo. Qui c'è uno schermo dove viene fuori Siri quando parli. Cioè qui sopra. Ma la Apple deve stare ferma con le mani. Quella è roba che si rompe. Non mettere così inutile. La devi appoggiare, non è che ci devi giocare. Allora, lo prendi, lo appoggi lì, basta. Ma attivi Siri col suono, non mi far vedere che c'è uno schermo sopra. È appunto. Ma lo schermo sopra... Quello se cade hai rotto un botto. No, ma c'è lo schermo, non è che lo... Ah, sì, mi ricordo. Lo vedi così, lo schermo... Ma non devi metterlo perché si rompe. Lo schermo... Sì. L'argento minore di 3. Grazie skill. Si rompe. È uno schermo. Tu non devi mettere schermi che non servono. Perché ma se non è uno schermo. Si rompe. È praticamente il pezzo di plastica che sotto. E c'è lo schermo che proietta. Misa che sono sbronzo. Misa. Sono sbronzo. Grazie. Sì che lo sono.
Mi spiace, Odisse, grazie. Aspetta, che c'è questa che la devo leggere io invece. Vedi che era utile quello che mi legge. Mi saluti, Karim, ma allora! E l'ore solide invece. Ecco una donazione per pagare l'affitto al signor Karim. Va bene. A lui l'hai data. E grazie anche Maffo, benvenuto. Oh, non sta dicendo quanto costa. Perché ancora deve finire, il rector dice a metà. Mezz'ora che ne parla, però. Senti. Che c'è anche la voce da pirla, questo qui. So this is the HomePod. The HomePod. Breakthrough home speaker. Typically Wi-Fi speakers, if they're good quality, or $300. Che poi cos'è cambia da 300 a $500? Ma dai! Ah, no, aspetta. Allora, mi sta confrontando. Aspetta. Allora, no, no, allora, ci sono i Wi-Fi speaker che costano dai 3 ai 500. 349. Ma questa è un'altra cosa ancora. Ma perché quello che ha fatto prima, lui paragona. Ah, lui diceva. Paragona quello, con la media generica e poi ti dice 350 euro. Comprato? Mi piacerebbe. Dicembre? Dicembre. In America, Inghilterra ed Australia, però. Vi lascio tranquilli, signor Gatto e Siro Capim. Grazie mille, Steady. ma non esce a dicembre da noi. E lo voglio adesso. Palle. No, ho sbagliato. Prima lui stava dicendo che ce n'erano il wifi normale. In realtà lui fa tutto a 3,59. 3,49. 350 dollari da noi è sempre di più, va bene. Non è le 3, davvero? Cioè, è stato bisogno di scrivere questa cosa? 350 perciò 400, sì, sarà 400 euro da noi. Che palle. Vabbè. Cioè, adesso esce Mac iOS High Sierra, che non si può pronunciare. Titanium. Signor Gatto, sono in camera sua in questo momento. Come? Mi serve qualcosa? No. In camera mia, ha detto. Ah, in camera mia. Poi non ti si vede. Ciao, Gatto, sono 2 minuti di 3. Grazie, YOLO bro. Sì, Karim farà il recapone della conferenza della Apple. Meno di un iPhone 7, vabbè, questa grazie al cazzo. A in caula. In abbondanza per lei e per il signor Mosa. Grazie mille. Ma non ve la linko la conferenza, che poi dopo lo so che switchate, non guardate più me che sono più bello. Il vaso dell'Apple si chiamava Apple Pod. Ma 350 euro per un cazzillo che ti accende le luci è già comprato. Ma io non lo prenderei. Non lo prendo. Kenning, non ne so. Ma perché uno dei commenti più votati del video è Lugozzi? Che io so chi è Lugozzi! E mi fa ridere, ma cosa c'entra? Non sei un codaro tu. Sì, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra Lugozzi? Patatracche, grazie. È serissima la cosa. Sì. Allora la cena è l'anello? No. La cena è l'anello? Poi si domanda perché c'ho il botto. Se mi scarica la tazza del cesso lo compro. Ma guarda che belle le cose lì di pelle dove mettere dentro gli iPad. Ma rosa è uscito, è bruttissimo. Ma anche quello di ceramica beige non è che mi faccia impazzire. Questo qui? È oro, mi sa, È oro? Sì, mi sa che è color oro quello. Niente. Hanno annunciato veramente la PlayStation 4 oro. Mamma mia. You gotta pimp my ride. Che schifo. Piri piri. No, ragazzi, non la faccio la live delle 3, ve l'ho già detto, ma neanche l'anno scorso l'ho fatta. Ho fatto quella dell'angolo, ho fatto l'anno scorso. Non salgo. Comprato, Jules, dai. Va bene, Jules. E hanno fatto anche, ho visto prima dalla Apple, il... come si chiama? Ma Michelle Obama! Cosa dice Michelle Obama? For the open session in this room tomorrow, and she'll be talking about empowering people from all walks of life to change the world. No, non c'entra niente, scusate.
Hanno fatto il porta Apple Pencil in pelle. Se la fa la Nintendo con le console loro a tema Zelda, perché la Sony no? Lo sai che copiano? È vero, Gabriel, è vero. No, minchia, però... Tutto... Ah, è finita così. Domani c'è Michelle Obama, ciao. E ha chiuso. Era la voce di Miss Obama quella lì, sì? Ed è finita così la conferenza, tra scroscianti applausi. Bravi tutti! Bravo Tim Cook! Sempre un grande Tim Cook. Perché io sono pro persone diverse. Almeno 150 il porta Apple Pencil, chiaramente. Ma scusami, non glieli vuoi dare? Bastardo! Cosa sei, un infame? Vuoi non darglieli? Non sta più tornando app, tra l'altro lo store qua. Va bene, Conte. No, Nier non l'ho provato. Domani video di iPhone parodia, ma magari, porca vacca, non fa un video da 60 anni quello lì. Viva Timo Cuoco! Vai a fare la puttana. Col punto esclamativo e la P maiuscola. No? Eh beh, giustamente, scusami. Vai a fare la puttana? Va bene. Thank you! Thank you! Ghiloz, signor gatto, si muove a finire la live per piacere. Devo correre a guardare il video di Karim. Scherzo, vi amo. Minori di 3, grazie mille. Non sì, dura poco il video, lo potete vedere dopo. Io sono lì per comprarmi le cosite. Non mi trasferisco a Torino, chiaramente. Vengo qui un paio di giorni, dormo sì, dentro il suo letto. Dentro, tra le tegole. No. Tegole? Molle. Falcon, grazie. È uscito da Young. Ho paura delle recensioni. Forever Young. Mamma mia, che bella anteprima. È veramente brutta l'immagine. Quanto? 13,49. Nessuna recensione possibile, eh? Vabbè, possibile. Adesso. Guarda che roba. A me deve perché guarda. Che cazzo è? È un uomo messo molto male. È veramente brutto. Compralo, dai che lo fai in live adesso. Chiudo io e parti tu. Dai. Dai. Non è... Mangiando la crepe. Live di mezzanotte? Ostia, ci dobbiamo svegliare presto. Ha detto che ci vediamo l'anno un quarto. Ha voglia. Guarda che... Guarda. Ma perché in questa posizione strampalata? Perché credo che l'abbia malmenata da sopra. Troppo. E quello lì è un T-bag. Guarda che roba. Un T-bag. Non l'ha malmenata. Guarda, ha trovato il cadavere e ci ha camminato lì, sopra. Che ne so, ipotizzo io. Vengo a vivere a Torino io. Mi faccio da quel pieno di recensioni. Perché non gli diceva di no? Guarda. Mente. La live di mezzanotte. E parliamo di Dai Young. Bravo. Ma perché non prendiamo le... Come io mi sono lamentato sì. Che nessuno ha preso le redini delle recensioni, nel senso nessuno fa più le recensioni. Ma io dove... Quanto devo sporgere? Scusami, pensavo non volessi includerti, no. Non ti... Siccome io mi lamento sempre che nessuno ha preso le redini delle recensioni da quando le ho smesse, nessuno le ha più fatte perché è un lavoraccio e nessuno c'ha voglia di lavorare su YouTube, mortacci vostra. Basta guardare un film e dire le cose divertenti. Montate, e il montaggio è il problema, non è tanto, la gente non ha voglia di montare. Ma guarda che c'è gente che monta tre volte noi per fare dei video di merda, voglio dire. E prendiamo noi le redini di giochi di mezzanotte, Creepy Games. Io lo farei. Le candele ce le hai. Pugliese lo sono, quindi a posto. Mi devo far venire la R moscia, però. Cos'era? Sì, perché non ci sono, te ne vai. Ficcanti in abbondanza. Faccio io le recensioni. No, io adesso devo fare molto di più con il troppo vecchio. Adesso non ne sto facendo da un po' proprio perché me li sto tenendo per l'ufficio. L'ufficio ci vorrà ancora più del previsto, purtroppo. Io mi sa che prima di un altro mese non inizio a fare un cazzo. No, io spero che nell'arco di entro un mese, perché sennò... Sì, no, è che devo anche
un attimo calibrare le spese, perché io ho preso la prima classe oggi e me l'hanno tirato nel culo tantissimo, tantissimo. I subscriber vedranno, perché non ho fatto una foto purtroppo, mica per cattiveria, ma nel Journey Gamer ho fatto vedere che cosa mi hanno dato da mangiare nella prima classe, dopo ore tra l'altro, perché mi hanno dato da mangiare dopo un'ora e mezza di viaggio, che in teoria te lo danno subito. Cioè, di solito appena... No, non è subito, dipende quando sali, perché se non sbaglio passano ogni ora, quindi se tu sei, se tu sali quando loro sono passati, che sfiga, devi aspettare un'ora. No, ma io mi sono sempre seduto, quando vado a Milano, mi siedo il tempo proprio che parta il treno e ne 10 minuti già mi hanno portato a mangiare, non in prima classe, non in prima classe, in prima classe si vede che ci tenevano meno. Per cos'è la prima classe? Per viaggiare meglio. Che tra l'altro ho scoperto che è scomoda per me. Perché, allora, io mi sono portato via il Mac per montare il Journey Gamer, quello di Gardaland. E allora mi sono messo a montare il Journey Gamer di Gardaland. Il problema della prima classe è che è troppo spaziosa. Praticamente, così è come monto normalmente un video. Sto alla scrivania e c'ho tutto quanto. Arrivo a tutti i tasti, perché devo premere quello per tagliare, quello per cancellare le cose. Ok. E questa qui è la posizione in cui sono. Purtroppo... Dico purtroppo, perché in realtà se non dovessi lavorare al PC sarebbe comodissimo. La prima classe ha i sedili così. Veramente, questa era la distanza e io non ci arrivavo. Dovevo stare dritto con la schiena senza appoggiarmi sul sedile. Allora, sai, ho chiuso il tavolino, mi sono sdraiato, mi sono messo il computer sulle gambe e ho lavorato così, perché sennò era veramente una rottura di ballo. E prendi la mezza classe. Bravo, Nico! Questa è casa mia. Entra. Uffa. Salve. Che è successo? Niente, volevo fare così. Cosa c'è? Cosa c'è? Le prolunghe per le dita, va bene. Perché Luke vuoi far viaggiare il gatto in prima classe, prima la sua comunità, poi la nostra, va bene. Io dono, ma prendo i regionali in seconda classe. No, ma allora, in realtà ho preso la prima classe giusto perché non costava così tanto con la carta Young, ed era pratico. E allora ho detto, dai, faccio questa follia, mi prendo la prima classe per questa volta, però non è stata... Non è stato neanche pesante il viaggio, in realtà. Il lungo arnese di Futurama. No, me ne servivano 8. Prima classe, infatti, è per chi non fa una sega. Il cazzo, porca miseria. Ero in prima classe, area silenzio, per dire. Perché costava uguale, allora ho detto, dai, mi prendo l'area silenzio, così nessuno parla. Nekior. 4 mesi di risate. Grande gatto minore di 3. Grazie mille. E prendo la prima classe silenzio. Allora, mi siedo, tempo un'ora, erano montate già 3 o 4 businessmen che avevano la suoneria del telefono al massimo, che la suoneria del telefono non la devi tenere neanche negli altri vagoni, figurati in prima classe silenzio. In generale silenzio. Nella tua vita la suoneria non esiste più, mai. Questa è casa mia. E suonavano e rispondevano al telefono parlando. Grazie per farmi sempre divertire tanto. Grazie Wiley. Porca vacca, no. No. Poi io sono stato zitto, perché mi vergogno anche a dire, ascolta, hai rotto i coglioni, stai zitto. Però effettivamente, che palle la vita. Perché non sono morti? Ma cosa succede qui? Ma questo qui è inglese, io non voglio l'inglese. English is for pussies. Bravo. Adesso dopo che hai ciucciato mi fai vedere che hai bevuto l'ultima goccia. Aia! Continuo! E per forza tiro, rompo. Che balle. Forever young, I want to be forever young.
Do you really wanna be forever? Sì, è ancora quel cazzo di bicchiere con la cannuccia, che tanto non potrà mai bere del tutto il finale. Vedrai, vedrai. Vedremo. Tanto già il fatto che inclini il bicchiere, che c'è la cannuccia. E a misura di Karim non ci entri. Ha parlato la gigantessa comunque. Esatto, Gwyndor. Ma scusami, che ora è? Le 36, che ora arrivava il dolce forno? Ah, sì, mi ricordo, sei quello bianco che c'è la faccia da pirla. Non sente. Finalmente è bronzo, minore di 3. Grazie, Papenzo. Guarda che non sente, culo. Culo. Se lo sento, non ho la musica, mica. Però sei distrattissimo. Sto leggendo. Con gli occhi. Brava Isa. Donna nana tutta bassa. Ma non succede niente, Beck. E ci c'è su anche le ultime gocce. Ma stai... ma perché l'hai inclinato, guarda. Però? Guarda. Non c'è più niente. Tiè! Hai rotto qualcosa? L'ho sentito. Forever young, I want to be forever young. Quindi Flavio Insinna odia Isafungo. Che twist. Esatto, Lovo. Ok. Scusami, ma non è neanche preordinabile quel cesso lì della... Sì, oddio. È quello bianco che c'è la faccia da pirla. Al primo mese non ho condiviso, ma adesso sì. Ciao. Ciao? Grazie, Refixul. Visto che il video che ha fatto uscire il signore al suo fianco, in breve, cosa ne pensa di questo lento declino? Non l'ho visto il video. Non l'ho visto. In realtà non ho detto una cosa nel video, che in realtà fra un mesetto YouTube ha sistemato le cose e siamo punti a capo. Non c'era bisogno di dirlo, credo. No, è perché io l'ho lasciato dicendo le cose negative. Mm-hmm. Semplicemente ho detto solo che YouTube stava un po' fallendo e gli YouTuber moriranno fra un paio d'anni. Ho detto questo. Presentando un nuovo ufficio. Iscrivetevi! Per favore, grazie Aurora. Vedete, più vicino non si vedono i punti neri. Mi sono offeso. Spoiler! È spoiler. Che cosa? È del video, non l'hanno visto. Ma sì, è una stronzatina, ragazzi. Non me l'aspettavo. Karim uguale Nostradamus, e speriamo proprio di no. Mica speriamo di no, speriamo che mi sto sbagliando alla grande. Vabbè, dai, facciamo i paninari. Ma l'hai fatta poi la gag? Però sta iniziando a diventare di nuovo caldo. Ma io sto bene in realtà. Santi Dio! Te c'hai le cuffie su, toglile. Sì. Che tanto non ti servono, cosa stai ascoltando? È l'abitudine di mettere quando sono al computer. Che dovevo dire, ma tu hai fatto anche lo sketch con il... Sì, però è una frazione di secondo, però è bello, mi è piaciuto. Cosa ridi? Cosa ridi? Ce l'ho uguale ma blu. Ah, ma quello nuovo che ho comprato è ficcantissimo, sai? Sì, ma io non l'ho ancora visto. Me l'hai linkato ma non l'ho aperto perché non mi interessa cosa dici. E intanto beccati sta merda. Guarda che ce l'ho da il mio va a batteria e c'ha la pinza. Ma che tristezza a batteria, che la devi cambiare ogni secondo. No, l'ho lasciato attaccato alla spina come questo volendo. Doppio Perry!
Sì, siamo diventati una coppia, bravo. Ma che palle. Ah, è vero, ho portato il fidget cube. E anche il fidget anche spinner. Dammelo, voglio fidget spinner. Vado. Eh no, è la tua roba, non so dove mettere le mani. Dai, intrattengo io, vai. Sì, mi ricordo, quello bianco che c'è la faccia. Micallo, Micgallo, non lo so leggere. Micallo. Ma... sono già 4 mesi. Vabbè. Grazie per le risate, minore di 3, sempre ficcanza. Ma della vecchia sedia, che schifo. E io non ho luce. Torna a essere povero. È lì. Qui? No, là. Cos'è? Guarda me. No, da quella lampada. C'è la lampada lì. Questa è tutta la luce di in casa. Sotto, per accendere la luce sotto devi andare sotto. Ma tu hai questo tasto qui? Ma usa il cellulare, non c'è il cellulare regolatore. Quella, ripremilo. Adesso ripremilo e ripremilo. Ti spiego cosa serve. Ciao! A fare il porno. Ma che è tutta sta gente povera che scrive? Dov'è la subscribe qua? Ma cosa siamo? Non c'ho lo stream deck dietro, non usiamo niente. Guarda che Twitch non è una democrazia e non lo sarà mai. Ma già il fatto che mai. Non c'ho praticamente più spettatori la sera, solo quando ci sei tu. Cos'è? È Hitler. È molto brutto. Hitler così. Ehi Siri. Dove sei? Ehi Siri. È la sedia. No, sì, è la sedia dell'IKEA questa qua. Quella vecchia che mi. Che adesso la usano gli ospiti. Ci ho sempre un sacco di ospiti a casa. Ah, ma come fai a leggere sta chat? Guarda che casino, che è una serranda. Vedi, ha messo la subscribe, Gabriel. Bravo, Gabriel. Bravo, Gabriel. Bravo, Gabriel. No, credo sia la luce che è veramente puntata un po' troppo, sì. Ah, minchia, così è la fine. Niente, allora, così. Ah, che casino. Come fa uno a moderare sto schifo qua? Sono i Rumatera? Adesso mi sono preso bene con i Rumatera, porca troia. E lui potete sborarsi. Sì. Cosa non hai detto così? Cosa ho detto? Volgare! Dammi lo spinner! E questo il cube te lo tieni, perché mi fa cagare. E mi fa cagare anche a me. Ma è un'idea di merda. Ma questo è quello vero? È vero? È quello che hai sminchiato con l'olio? No, è nuovo questo. Ma che strano che è quando lo tieni in mano! Hai visto? È bellissimo da tenere. E tu come lo usi? Cioè... Ciao subscriber di nuovo! Volevo far vedere che sto facendo la live. Niente, tutto qui. Io bravo. Non riesco a farlo girare... Ah, sì. Bravissimo. Abbiamo anche la clip della sera. Lo rivedrete. E poi c'ho questo. Che Gabriel mi ha detto se che è originale. Se lo lancio lo prendo? Ti fai male. No. Che fastidio, dammi. No. E questo? E non è niente. No, quello lì è tipo un joypad, è un analogico. Oh, santo Dio. Beh, però, in realtà però mi ficca di più questo a me. Beh, non è male, da un sai? Fastidio cane su TS. Madonna, ho sentito. Da un fastidio. Anche questo, in realtà, è se parli mentre spingi. Questo è bellissimo. È vero che ti piace di più quello? Quello più che altro è scomodo perché non riesco a farlo con una mano, non come? Ho la manualità. Non così tanto, non riesco a farlo. E quello lì a me non attizza così tanto. Questo è una merda. Che gusto c'è? Non è che c'è gusto. Non è una... questa è una merda. Questo da girare, è una non merda, lo so. È terribile. C'è l'analogico. E tra l'altro i tasti questi qui hanno delle pressioni differenti. È vero. Hai visto? Me l'ha detto Gabriel che vuol dire che è originale. Non so cosa vuol dire. Ma mi è arrivato con una scatola, non hai visto stamattina? No. Una scatola che si è aperta e dentro c'era... c'era una lampadina addirittura. Che... Avete visto come spinno io?
Non sono capace a spinare con una mano sola. A parte che non l'ho usato per la... Adesso per la prima volta. Un dito. Ma non mettertele le cuffie, non ti servono. È l'abitudine, l'abitudine. Ho capito, ma scusa, ma appoggiali sul tavolo, non tenere sul collo. Non c'ho lo spazio, dove le metto? Dove, guarda, io sono così, dove le metto? Che non danno... Qua. Io lo faccio sempre. Ma sì, ma cosa c'è? Cos'è quella roba lì poi? È un quartiere di New York con un ciliegio. Ah. Guarda te. I will told you. E il fidget cube non mi dà lo stesso attizzamento del... Cioè, lo tieni in mano, ci giochicchi, però lo spinner ti dà più goduria. È un po' stupido il cube, però è... Mirko, me lo son perso, si era resubato, Mirko, mentre ero giù. No, non è proprio uscito, Mirko. Dalle Marche. Mi spiace. Oro olimpico di spin, ma io non sono bravo. Ma... C'è gente adesso che si è convertita a fare i video dello spinner così da giorno all'altro. Si è convertita, avrà fatto uno o due, che ne so. Cazzo dici, guarda che adesso fanno i video sugli spinner, fanno le robe, cose. Io volevo iniziare a svapare, però Moro aveva l'herpes e non ho potuto provare a svapare. Volevo provare a svapare, però... Che schifo. A te succede questa cosa qui? No. Cazzo! Che Dio sa fare. Dai, guarda, non si toglie. Vediamo un quadrato bianco. Vuoi vedere il mio dramma invece? Con Safari, aspetta. Vedi, guarda. Questo? Vedi? Ok. Sì, no, aspetta. Allora, Escape Sierra Leone, che tanto comunque non c'aveva il nome del gioco. Allora, vai in impostazioni avanzate. Titolo del gioco. Ok. No, guarda. No, che fastidio, perché? Devo... Ma magari è fatto apposta. Ma che palle, ma che cazzo vuol dire che è fatto apposta? Non è fatto apposta, è una merda. Non lo so. Vaffanculo. Com'è andato il video oggi, poi, che non ho più guardato? Svapate is the new, fumate. Ma mi piace... L'idea del fumare a me non dispiace, proprio il gesto. Come a lui, ad esempio, fa schifo, a me invece non dispiace il gesto. Però mi fa schifo la sigaretta, proprio. Mi fa proprio schifo la sigaretta. E io volevo fumare le sigarette, quelle di chewing gum, di quando ero piccolo. Cioè, ce le avevate voi, i chewing gum fatti a sigaretta? Sì, però si mangiavano. Sì. Se non... Cioè, li mangiavi tutti. No, facevano cagare, però. Sapevo veramente di schifo. E niente. Ci sono anche stati casi di spinner che hanno aperto canale YouTube. Va bene. Fuma i sigari. Ma è sempre fumare roba che fa male. Io non voglio stare male. Cazzo. Svapa, però quello c'ha l'herpes. E non me l'ha fatto provare. È schifo. Che poi magari mi fa cagare, Molto probabile. Anche le sigarette al cioccolato, è vero che si scioglievano. Ma no, sì, è vero. No, più che altro prima dovevi aprirle dalla carta, sì. Ed era l'inferno. Sì. Ma non arriva mica il cibo, eh? È per quello che ti chiedevo, che ora l'è? È meno 10, doveva arrivare 5 minuti fa. E mi è arrivato anche il messaggio, quindi o è caduto dalla bici. Telefono? No. Ah, ma non è Foodora, non è in bici. Ah, è vero. A posto, allora. Io ho rischiato la vita venendo qui. Con il tassista che doveva andare a vedere la partita del figlio del calcio. E figa, ha corso come una merda. E io ero lì. Tutto caccatissimo. Lascia stare gatto a perdere tempo dietro tutte queste quelle diavolerie elettroniche. La Madonna. Guarda come si presenta il sito della Apple. È crashato? No, c'è troppa gente che compra. Che cosa? Che non hanno preso la... Bellissimo, di... guarda! Non so cosa ho visto. E io S11. Il balzo in avanti per un iPhone. Un salto. Non l'ho letto. Vediamo quanto costa il Mac Pro in Italia. Cos'era quella roba lì? Che bello però. E il coso nero. Proprio bello. Però non c'è scritto specifiche. Ma non... Non c'è il tasto COMPERA! No. Vabbè, costerà un sacco. Dilogato veneziano per finire a farti le siringhe di spinello.
Sì. Mi faccio le canne. Con la droga dentro. L'importante è smorar. Quello che credevo. Dai, ho fame io però. Fame no, però... Secondo te il che ho preso l'estate? Perché costava 2 euro, di solito l'estate costa 2,50 euro. Porca troia, ma già 2 euro sono tanti. È ovvio l'estate. Che sono tanti. No, non è vero, costa... è giusto quando lo prendi fuori. Fuori dal centro commerciale. Insomma. Aspetta. Sei stato tu? C'è paura, eh? Qui è pieno di fantasmi. Ah, ok. Io ho giocato ad Outlast 2. L'era degli youtuber sta finendo, ora inizierà l'era dei gormiti. Cosa? Gormiti! Che miti! Ho capito. Eccolo! Questa è casa mia. Dighe? Sì. Non lo piano. Il canime su GameSprout era old già ieri sera. E me l'hanno scritto anche sotto il cazzo di video. Hanno fatto proprio bene. Sti deficienti. Se porta un bicchiere anche per mia... Oh. Oddio. Tese. Sì, ma vuoi quello là che annuncia? Ne un altro? Ne ho due, però non so se ha lavato. Ah no, l'ho lavato, dottor Bo. Così vedrai l'emozione del... Tu fai comprare la tecnologia a me, io la faccio comprare. Però dopo ci compriamo l'Apple Pod. Non è ancora in vendita. Lo preordiniamo. Dopo gli faccio comprare l'Apple Watch. È vero. Il nome del video, ma vai sul canale di Karim e lo vedi, figa. Comunque, vi vorrei fare una domanda. Come mai questa sera che sono con gli Otobi, siamo 1003, e poi quando faccio i giochi belli, sono con Moro, che facciamo Bloodborne, non siamo così tanti? Come mai questa cosa? Perché poi io ci rimango male. Cosa siete, qui per lui? No. A me dispiace. Eh? Fottiti! Non li ho lasciati a casa, sono lì? Bravo! Proprio simpatico questo Yotobi. Grazie Moro. Ti ricordo che tu Bloodborne lo fai con me, quindi... Moro, fai cagare pure tu, Moro! Ah, Franky! Sì, mi ricordo, sei quello bianco che c'è la faccia da pirla. Buon bronzio! E sono tre. Che grande serata. Sera gatto e sera carina, siete sempre sexy. Va bene, grazie mille. Moro fa schifo, il bardo. YouTube, YouTube, Twitch e il gatto. Questa è casa mia. Entra. Alla Sandel. Grazie, El. Cosa abbiamo ordinato poi? Delle crepes. Questa è casa mia. Alla stracciatella. Silvo, ciao, grazie mille. Ci siamo incontrati a Bologna, avevi le mani sudate. Le ho sempre sudate, grazie mille. Anche oggi c'era un ragazzo che mi ha fermato, ero lì, il treno era in ritardo, ero così. E mi riconosce, ciao, ciao, e sono stato un po' troppo, ha detto che mi segue, che quando a internet si fa la sub, e mi è dispiaciuto non poter rimanere, perché nel momento in cui è arrivato ho detto, grazie a Dio è arrivato il treno, perché non ce la facevo più, mi sono sentito anche un po' ineducato ad andarmene via così, però veramente non ce la facevo più, ero, volevo il treno. YouTube ti stai contagiando con la memoria corta, no, guarda, tu non hai paura! Che c'è la faccia da pirla. E insomma sono 8 mesi di vacanza in abbondanza. Grazie gatto, un salutone a lei e a Capino. Ah sì, mi ricordo. Sono morto. Che c'è la faccia da pirla.
1400 solo perché sono dei venduti gatto. Moro maggiore di Karim. Vaffanculo, mi sono cagato, mi sono. Grazie Lukens e Rappi e Lino Banfi. Signor Gatto, lei da solo è uno spasso e si intrattiene da Dio con Karim diventa una coppia comica perfetta. Va bene, grazie mille. Se rimango in vita. Se rimango in vita, perché non è detto. Cazzo, lei ha toccato, poi è arrivato, ha fatto... Sono defunto dentro. Ma è pazzo questo qui. È veramente l'infarto sul tubo, lascia fare. Adesso devo controllare nei 2 minuti se sta. Mi metto la live che così semplicemente lo vedo arrivare adesso. È come vuoi, tanto tra 3 minuti chiudiamo se vuoi. Vabbè, ma mangiamo lì sotto, ci guardiamo un films? Boh. Vieni a salutare? Dai! Sto salendo la scala. Sono qui, No, sto guardando perché... Ma prima ho fatto così, così... Non ho visto, perché... Allora, era così, era così... E tu eri lì dietro, io stavo leggendo la chat. Ma che cazzo volevi? Sei venuto a toccare poi che io sono morto dentro. Volevo sbloccarti il cellulare, ma sto venuto a toccare. Poi. Non hai fatto così. Che cos'è? Non va. Siamo qui. Siamo qui! Siamo gay! Sofitei! Era Modern Family. Ma io l'ho visto in inglese. Io l'ho visto in inglese. Va bene. Signor Karim è un pezzo di merda. Come? Infartoso. Cosa? Un pezzo di merda infartoso, molto... Novità? Non abbiamo novità no, riguardo a quello. No, nessuna novità, purtroppo. Dovremmo fare, in realtà, più avanti. Sì, sì. Dovremmo novitarci. Dovremmo novitarci, sì. Quali sono quelli originali? Di che marca sono? Non che pesanti. Non esistono. Paolo? No, Poao. E di come... No, non ho la forza, così? No. Sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pera. Usa il medio. Tieno col pollice indice, usi il medio. Sì. Chi era? Luca Napo. Ah, sì, no, mi ricordo. Luca Napo è adesso, grazie Luca. Pacchetto, quindi. 5 minore di 3. Grazie mille. E anche Muku. Muku era. C'era un trucco. Questo qui, non lo so. Non mi sconfinfera. Già veramente tanto, eh? Fa veramente un rumore porco. Okay. E niente. Quasi. Ci ho provato. Beh, sono le 10. Io vi saluto. Grazie a tutti per aver fatto un salto nella mia bella live. Bravo. Grazie a Karim che ci ha ospitati. Prego. Che ci ha prestato la linea. Sì, mi ricordo, perché c'è la faccia da pirla. L'avrà anche lipato tutti. Vi lovo troppo, ficcate un casino. Come suona male. Grazie a Xbox. Noi ci vediamo domani mattina. Sì, domani mattina, vedremo come domani mattina? Non sono sicurissimo di domani mattina. O magari domani pomeriggio. Se non è domani mattina, domani pomeriggio. Domani sera al 100%. Però vi voglio tutti di nuovo. Va bene? Culi, buonanotte. Grazie per donazioni, super sub. Noi ci vediamo, come sempre, rigorosamente. Non lo so più, basta.